Ciao ragazzi, benvenuti a Un crimine al giorno, 12 marzo. Oggi abbiamo il primo cadavere eccellente di questa nuova serie su Crack Apart YouTube, perché andiamo a parlare, andiamo direttamente a vedere la scheda, andiamo a parlare di un eroe dell'antimafia, probabilmente uno dei primissimi eroi, se non il primo eroe dell'antimafia, Giuseppe Gio Petrosino. L'anno è il 1909, il giorno è ovviamente oggi, il 12 marzo, alla sera, appena uscito da un ristorante, perché Gio Petrosino, grandissimo luogotenente della polizia di New York, che aveva, diciamo, si era messo alla testa di una nuovissima guerra nei confronti della mano nera, che vedeva assieme tutta la criminalità di origine, siciliana e, camorristica, a New York, imperversare su quella che era la produzione industriale, la produzione imprenditoriale di New York, e si era messo sulle tracce delle origini, andare a scoprire fondamentalmente tutti i legami con quella che era la malavita in Italia, i luoghi di provenienza della maggior parte delle persone ai cui talloni si era messo per sgominare questa organizzazione che ancora non si poteva chiamare e non era effettivamente Cosa Nostra, non essendo semplicemente siciliana, ma tra le 20:45 e le 20:50, in uscita da un ristorante, in questo viaggio in Italia che univa sicuramente il piacere per il cibo di Petrosino, assieme alla strenua lotta nei confronti dell'associazione criminale, fu colto da quattro colpi d'arma da fuoco. Il più letale di tutti gli trapassò la guancia per terminare nel cervello e un altro terrificante, ovviamente, al cuore, e lo lasciarono per terra. Gli affiliati della Mano Nera che portarono a termine questo omicidio non vennero ovviamente mai individuati né tantomeno portati a processo. Ma per il 12 marzo il caso rimane aperto. 1909. Piazza della Marina di Palermo, il primo crimine che vede una vittima eccellente. Per un crimine al giorno con il Teo Crackapart su Crackapart YouTube. Ci vediamo domani per il prossimo dettaglio di crimine. Sicuramente non fai più conosciuti, ma sicuramente importanti per approfondire la materia del true crime. A domani dal Teo Crackapart.